Buongiorno Davide, oggi è puntata leggera perché devo preparare il podcast di stasera, quindi mi raccomando, ore 17, canali di Continuous Delivery con Palombo, Morro Linux e Venerandi. Quindi parliamo di Kanye West e Elon Musk. Kanye, nell'ordine, torna da un ban di 2 anni su Twitter, accolto da un tweet del signor Musk: "Welcome back, my friend." Si fa bannare subito dopo per aver scritto DEFCON 3 on Jewish people, questo per dovere di cronaca, comunque frasi antisemite su Twitter e anche su Instagram, da cui viene a sua volta bannato, e comunque ha anche aggiunto che non può essere antisemita perché i neri sono in realtà anche ebrei. Partecipa alla Parigi Fashion Week indossando una maglietta con scritto White Lives Matter, viene scaricato da Balenciaga e probabilmente a breve anche da Adidas, si vocifera che voglia creare un suo piccolo mondo personale autosostenibile chiamato Yeco System, dichiara che Tarantino gli ha rubato l'idea per il film Django Unchained che lui aveva avuto ai tempi del video di Gold Digger con Jamie Foxx, e infine, la cosa che ci interessa di più, ecco perché siamo qui a parlarne, acquisterà Parler. E che cos'è Parler, per quei 4-5 che ancora non lo conoscono? Parler era salito agli onori della cronaca ai tempi del ban di Trump da Twitter, si propone come una piattaforma alternativa a Twitter incentrata sul free speech. Kanye ha dichiarato che in questo mondo le opinioni dei conservatori sono considerate controverse e quindi dobbiamo assicurarci che abbiamo il diritto di esprimerci. Abbiamo, naturalmente, lui parla di sé come conservatore. Quindi Parler è una compagnia americana finanziata da soggetti conservatori che un mese fa, tra l'altro, ha acquistato una compagnia che offre servizi cloud che si chiama Dynascale, in modo da non dover dipendere dalla public cloud e quindi evidentemente non dover sottostare ai possibili blocchi quando si verificano delle controversie, cosa che era successa l'anno scorso con AWS e poi con gli app store di Apple e Google. Parler, tra l'altro, ha un concorrente, diciamo, interno nel social network di Donald Trump, Truth Social, che è stato lanciato a febbraio di quest'anno proprio per avere una piattaforma su cui esprimersi liberamente dopo il ban a vita imposto da Twitter. Ban che il neo acquirente di Twitter, il dottor Elon Musk, che ormai sembra certo sarà il nuovo proprietario, ha annunciato di voler cancellare. Signor Musk, peraltro, ha annunciato anche di voler rilassare le politiche di moderazione di Twitter e di aver parlato con Kanye West dopo i tweet deliranti e di avergli espresso preoccupazione. Preoccupazione che peraltro devono avere anche i dipendenti di Twitter, perché si viene a sapere che Musk avrebbe detto agli investitori che una volta conclusa l'acquisizione taglierà il personale del 75%. Comunque nel frattempo Bloomberg riporta che nel governo degli Stati Uniti si sta pensando di mettere le mani sulle attività di Musk, inclusa Twitter, per questioni di sicurezza nazionale dopo le dichiarazioni pubbliche del nostro sulla guerra in Ucraina. Infatti nelle ultime settimane il nostro ha proposto di suo pugno i termini per una pace tra Russia e Ucraina, basati su nuovi referendum supervisionati dalle Nazioni Unite nelle regioni annesse alla Russia, il passaggio ufficiale della Crimea alla Russia e la neutralità dell'Ucraina. Poi naturalmente la meravigliosa vicenda Starlink. Se non conoscete Starlink, è la costellazione di satelliti di SpaceX che forniscono connessione internet a banda larga. Questa vicenda merita di essere seguita, eh. Dopo l'inizio della guerra Musk aveva donato un gruppo di ricevitori e di connessioni libere all'Ucraina per permettere alla popolazione di usare internet anche in aree dove le connessioni erano state tagliate, quindi un gesto di grande umanità, no? Qualche giorno fa ha twittato che ora la compagnia sta perdendo troppo soldi in Ucraina e quindi il Pentagono dovrebbe finanziare questa operazione, altrimenti la si dovrà spegnere. Non vi sto manco a dire che bel ritorno di fiamma questa mossa gli abbia causato, tanto che poco dopo il nostro ha ritirato tutto e ha dichiarato che Starlink continuerà a fornire connessione gratuita agli ucraini, anche se questo gli costerà milioni di dollari, mentre altre aziende si prendono miliardi di dollari dai contribuenti americani. E i tweet surreali di Musk sull'Ucraina sono tanti, dovreste dare un'occhiata per capire la follia, però aspetta, posso aggiungere ulteriore pepe a questa minestra già decisamente troppo piccante? Sai chi ha espresso sostegno su Twitter per le proposte di Musk in uno scambio epico che vi invito a recuperare? Kim.com. Kim.com, signori, ve lo ricordate il mitologico fondatore di Mega Upload? Kim.com ha risposto a Musk che crede in lui. E il nostro ha chiuso twittando che lui sta facendo il possibile per arrivare a una de-escalation, ma sta fallendo. Va bene, oggi mi volevo divertire un po', però ragazzi, questa è internet, queste sono cose che è importante sapere perché aiutano a formare un pensiero su temi importanti del web come il free speech, la responsabilità individuale, l'etica, il potere nelle mani di questi personaggi ricchissimi. Oppure semplicemente oggi magari conoscete qualche piccola news che riguarda il web e non fa mai male. Grazie per avermi seguito, oggi alle 17, Continuous Delivery, mi raccomando,